sopra, perché non ho una voce altissima. Vi ringrazio per essere venuti qui. E poi tutti mi hanno chiesto prima, insomma, che è questa iniziativa, che volete fare? Io penso che siamo qui perché ci troviamo alla vigilia di momenti importanti. Ed è un modo, secondo me, per provare insieme a riflettere e capire qual è la situazione, qual è lo scenario e, secondo noi, qual è il modo per affrontare quello che ci vedrà tutti coinvolti a quei prossimi mesi. Quindi non vuole essere affatto un'iniziativa preconfezionata e precostituita, ma io credo che sia importante anche poi confrontarci, vorrei anche sapere se volesse aprire un dibattito tra di noi, quindi una cosa aperta, open, diciamo. In un momento molto particolare, ci sono riunioni in questi momenti, lo sapete, per cui anche noi anche stiamo nella fase concitata per cercare il candidato, per trovare la soluzione migliore per il candidato sindaco di Pescara, e viviamo un momento particolare, insomma. Qui a pochi mesi andremo a votare alle europee, alle regionali e appunto al comune di Pescara, e dobbiamo insieme capire come affrontare questa fase. Io, per formazione, sono abituato a partire un po' dalla cosa più grande per arrivare a quella più piccola, perché secondo me in realtà nel ragionamento ci sta un po' tutta la filiera che noi dobbiamo provare a interpretare. E se uno parte, diciamo, dall'Europa, la notizia dell'altro ieri del referendum in Svizzera è un po' il segno di quello che sta accadendo a livello europeo. Cioè, da un lato abbiamo le forze politicamente tradizionali che sono foriere e portatrici della cultura europea e dell'europeismo, e dall'altro, diciamo, l'Europa è costantemente sotto l'attacco di tutto ciò che oggi si può collocare nell'anti-europeismo. E diciamola così, a livello europeo, a livello internazionale, l'Europa si è molto indebolita, cioè la posizione europeista è molto indebolita ed è in forte difficoltà. E questo dicendolo a 30 anni, guardate che è una cosa paradossale. Io vengo da una formazione per la quale sono figlio della generazione di Erasmus, i miei amici sono andati tutti in Erasmus. Sono abituato a spostarmi per il continente con i voli low cost. Io sono, mi sento, vi ho sempre detto, tutte le riunioni politiche quando sono piccolo, che il mio obiettivo politico era quello di costruire gli Stati Uniti d'Europa. Vedere oggi l'Europa invece come il dibattito politico contemporaneo, come l'unica colpevole della crisi che c'è, mi lascia pensare a tutto quello che c'è da rivedere rispetto alla nostra politica, e quella che è la vera sfida. Cioè la forza socialista e la forza anche popolare europea dovranno essere capaci in questa tornata elettorale di collaborare più di prima per ridare senso all'Europa politica. Un'Europa politica che chiaramente deve cambiare, ma noi non possiamo dire solamente che l'Europa deve cambiare, noi italiani dobbiamo veramente partecipare al processo decisionale per farla cambiare questa Europa, per riprendere quel cammino politico che, diciamoci la verità, in questi anni si è interrotto. L'Europa è stata vista come uno strumento, diciamo, uno strumento decisionale che incideva negativamente sulla vita dei cittadini. Un po' per il vecchio ruolo, il gioco della politica, di dare la colpa sempre agli altri, quindi il comune non ha mai colpa di niente, era colpa della provincia, la provincia non aveva colpa mai di niente, era colpa della regione, la regione del governo, il governo chiaramente scaricava la colpa sull'Europa. È il solito problema della cultura italiana, cultura politica italiana, che non ha mai deciso niente negli ultimi anni e ha scaricato la colpa sempre sugli altri. La politica deve cambiare. E come deve cambiare? Io su questo dico sempre che Ulio Velasco, che è un grandissimo manager sportivo, è stato prima allenatore nazionale di pallavolo, tutti lo conoscono, ci raccontava che quando ha allenato la nazionale di pallavolo, lo schiacciatore che sbagliava la schiacciata diceva: no, è colpa dell'alzatore che l'alza da male. Allora l'alzatore si incazzava e diceva: no, è colpa del ricevitore che l'ha ricevuta male, io non sono riuscito a alzarla bene. Però chiaramente il ricevitore, che era l'ultimo del ruolo, diceva: io non posso dare la colpa all'avversario che ha battuto bene, ha battuto. E quindi qual era la soluzione di Velasco? Abbiamo bisogno di schiacciatori che sappiano schiacciare palle difficili. E quindi di cosa c'è bisogno? Della politica che schiaccia palle difficili. In questi problemi di complessità abbiamo bisogno di buoni politici. E qui arriva l'Italia. E quello che viviamo in Italia, perché si collega all'Europa, e cioè per la prima volta in Italia i due terzi dell'elettorato, è un paese di cultura europeista per antonomasia l'Italia, i due terzi dell'elettorato sono rappresentati da forze
non europeista, perché Grillo è anti-europeo e, diciamocelo francamente, Forza Italia non è un partito di tradizione europeista. La Lega non è un partito di tradizione europeista, non europeista. Ma perché dite sempre queste cose? Che cosa? Cioè, ma c'è il dibattito poi. Sì, cioè. Eurista, non europeista. Io non sono anti-eurista. Però le cose o si dicono giuste o se no le persone si prendono sempre in giro. Eurista, non europeista, perché nessuno è anti-europeista. Come possiamo dire io sono contro il tedesco, sono contro il francese? A parte noi possiamo dire noi siamo italiani, cioè noi ci scagniamo tra nord e sud, come ci facciamo a immaginare il popolo europeo? Prima cosa. E poi il discorso è sull'euro, ma è un discorso che giustamente bisogna fare studiando, però bisogna fare anche non prendendo il giro. Io sono stupido di essere preso in giro. Non sto prendendo in giro nessuno. Premetto, non sono grillino, ma no, è io sono di sinistra, però voglio che PD faccia la politica di sinistra. Cioè noi dobbiamo essere di sinistra, non di sinistra per il modo di dire. Se l'euro non è una politica, se il neoliberismo non è di sinistra, aspetta, di sinistra dopo, cioè, quando tu potrai intervenire e dire la tua. No, perché non possiamo intervenire sul neoliberismo. Però non puoi dire bugie. Non puoi dire bugie, ho detto. Vuoi dire che la cultura europea in questi anni, in questi anni non sei in politica? No, sì, sono Allora, sono assolutamente contro l'euro grillini, sei d'accordo con me? Ho sbagliato, l'ho detto, non è che era, no, era un errore di dopo. Anche Grillini non sono contro, non è vero che sono contro l'euro, non so niente. Allora qual è il punto? Voi dite di mezzo teorista o di europeista? Eh sì, perché c'è differenza. D'accordo, hai ragione tu. Perché c'è oggi voglio uscire l'Europa e tutti si impangano. Oddio, Berlusconi uscire l'Europa. Però facciamo, se no è così, se ognuno interviene su ogni parola. Non c'è un contesto. Per primo che ti segno subito. Io non parlo più, chiedo scusa. No. Se si deve parlare. Ti segno subito, vieni al microfono. Cioè, si deve parlare con i termini chiari. Perché le persone erano prese in giro. I due terzi dell'elettorato sono rappresentati, a mio giudizio, che non ho la verità, da forze che non sono ispirate da una cultura eurista o, secondo me, anche europeista, diciamo tradizionale. Questo, a mio giudizio, crea un problema per tutte quelle forze che hanno nella loro tradizione l'europeismo. Scusate, perdo un attimo il filo. No, figurati, non c'è problema, è giusto che bisogna anche dire le cose come stanno. In questo scenario in Italia abbiamo un problema. E come noi siamo in grado di interpretare questa roba qui, della crisi anche in Europa e in Italia? Dobbiamo riprovare a rimettere al centro l'azione della politica. Quando, dopo le ultime elezioni, il Movimento 5 Stelle ha preso il 25%, diciamocelo chiaramente, nessuno se lo aspettava in Italia. Io mi ricordo quella campagna elettorale, una campagna elettorale che quasi non era stata fatta, non perché noi credevamo di avere la vittoria in tasca. Credevamo di avere la vittoria in tasca a tal punto che quando abbiamo visto il risultato del Movimento 5 Stelle ci siamo chiesti perché. La risposta facile che abbiamo dato è che quello era un risultato del voto di protesta. Io sono uno di quelli che dal primo momento diceva guardate che non è solo la protesta che ha fatto prendere il Movimento 5 Stelle un terzo dei voti. In Italia, da circa 20 anni, c'è una grandissima domanda di cambiamento che la politica tradizionale non ha mai saputo interpretare. E quando dico la politica tradizionale non ha mai saputo interpretare, penso a delle misure che questa politica non ha mai preso. Soprattutto nell'elettorato più affascinato dal Movimento 5 Stelle, che era l'elettorato della mia generazione. E dato di qualche giorno fa, il 42% dei ragazzi under 25 sono disoccupati. Questo dato in quest'anno, in 365 giorni, è aumentato del 4% su base annua, diminuito di 0,01 in un mese, ma su base annua è aumentato del 4%. Cosa vuol dire? Che chiaramente la domanda di cambiamento che la nuova generazione ha fatto, la politica l'ha disattesa, nelle decisioni che sono mancate. Ed è naturale che un movimento che guardate che non è nato come nascono gli altri partiti negli ultimi giorni, non come il nuovo centrodestra. Il Movimento 5 Stelle è nato molto tempo fa, 10 anni fa, ha compiuto battaglie numerose, ha saputo raccogliere una domanda. Perché la politica che non sceglie perde di credibilità. E la politica che non sceglie e non fa neanche le campagne elettorali non è in grado di raccogliere la domanda di cambiamento.
In questo quadro noi abbiamo trovato, almeno il Partito Democratico è diventato in completa crisi con se stesso, no? Il Bersani che non riusciva a fare il governo, non riusciamo a eleggere il Presidente della Repubblica, poi è arrivato Napolitano che diciamo che ci ha tolto i problemi e abbiamo fatto il governo Letta, che però qual è, cosa ha caratterizzato il governo Letta in questi mesi, almeno nell'occhio dell'opinione pubblica, anche lì, che è stato un governo che andava piano, che non riusciva a scegliere, che non riusciva a fare le scelte. Il frame di questi giorni è stato che un governo eccessivamente debole, no? Tanto che in queste ore, lo sappiamo, si parla di un nuovo governo che sarà il governo del governo Renzi. Perché che cosa è accaduto, diciamo, in questo scenario? È successo che un partito ha fatto le primarie, 3 milioni di persone sono andate a votare, accettando la sfida di un nuovo leader che ha chiesto alla politica di cambiare fortemente. La domanda che il nuovo leader del Partito Democratico fa agli elettori è quella di datemi i voti per poter cambiare veramente la politica. E cosa ha fatto il Partito Democratico subito? Se Luciano vuole venire qui vicino, poi il Partito Democratico subito ha messo in campo l'azione per cambiare la legge elettorale. Guardate che non è cosa da poco, ora non entro nel merito se ci piace o non ci piace, però è cosa assodata che sono 8 anni che dicevamo di dover cambiare il Porcellum e in circa un mese per la nuova legge elettorale è all'ordine del giorno dei lavori della Camera. Ecco, io credo che in questa azione sta un po' tutto quello che la nuova politica deve provare a riuscire a fare. Noi dobbiamo interpretare fortemente le esigenze dei cittadini. Non viviamo più in un mondo in cui è impossibile fare grandi alchimie e chiedere agli elettori di eleggerci. Abbiamo bisogno di di velocità e di capacità di scelta, di saperci spendere anche facce nuove che abbiano il coraggio e la voglia di cambiare davvero radicalmente i nostri territori. Vengo all'Abruzzo e così posso dare la parola a Marinella e a Luciano e anche a tutti quelli che vorranno intervenire. Io credo che quello che è accaduto nel Partito Democratico, perché qui ci sono tanti ragazzi che vivono nel Partito Democratico e diciamo, dirigono il Partito Democratico nei territori. Noi veniamo fuori da un congresso che, diciamoci la verità, almeno nella provincia di Pescara, ci ha lasciato molti stracci. Io anche per questo credo che questo appuntamento fosse importante. Perché è un congresso che oggi vede Francesca segretario, io l'ho sostenuto al primo momento, ma nelle tempistiche, diciamo, nelle modalità, probabilmente doveva essere celebrato in una maniera diversa, non ce lo possiamo nascondere. Perché è stato celebrato così però? E qui io vorrei che tutti quanti ci guardassimo in faccia. Perché il Partito Democratico vive uno scontro muscolare che non gli permette mai di decidere le cose serenamente. Ed è il vero male del Partito Democratico, del motivo per cui il Partito Democratico oggi, almeno nei territori, non riesce a esprimere quella capacità di rispondere alla domanda di cambiamento. E io non sto criticando e non sto dicendo che nessuno sbaglia, ma è uno scontro muscolare che non potrà portare a nulla di buono se non siamo in grado noi giovani, e qui io per questo oggi l'idea di convocare persone, diciamo, con meno esperienza rispetto agli altri, perché noi giovani dobbiamo fare un atto di coraggio. Questo vuol dire che ognuno potrà rimanere nella parte che vuole, ma l'atto di coraggio è guardiamo il merito delle cose, guardiamo al bene della nostra comunità, che non è solamente il bene del nostro gruppo all'interno del Partito Democratico, guardiamo al bene della comunità partito, guardiamo al bene della comunità fuori dal partito, rendiamoci conto che quello che stiamo mettendo in campo in queste ore, in questi giorni, non ci potrà far cogliere la cosa di cui noi abbiamo bisogno, che oggi è vincere le elezioni e cambiare i nostri territori. Io credo che se le cose dovessero rimanere così, noi non saremmo in grado neanche di fare una campagna elettorale fatta bene. Invece noi dobbiamo avere il coraggio di fare una grande campagna elettorale. Luciano diceva in qualche riunione fa, la forza della campagna elettorale è la cosa principale di una campagna elettorale. L'altra volta abbiamo perso soprattutto perché non c'è stata la campagna elettorale. E quindi io ritengo che per fare una buona campagna elettorale abbiamo bisogno di ottimi attori che facciano questa campagna. Per dare credibilità a un progetto per la nostra regione, che Luciano in questo è il migliore, dare un progetto che sappia ridare dignità soprattutto ai giovani della nostra regione. Questa è una regione dove i nostri migliori ragazzi vanno via ogni anno per
studiare fuori. E questo non è innovativo, perché nel mondo globale bisogna essere capaci di andare via, ma anche di tornare. E soprattutto dobbiamo essere in grado di attirare capitali umani capaci, almeno parimenti a quelli che se ne sono andati. Questo non sarà possibile se il nostro sistema universitario rimarrà lo stesso, se avremo delle università che competono tra di loro a chi arriva ultima alla fine di un ciclo. Noi invece dobbiamo avere delle comunità capaci di mettersi insieme, di migliorare l'offerta, di avere una specificità regionale. E Luciano lo sa, bisogna essere in grado di attirare investimenti anche nel mondo universitario, perché noi abbiamo bisogno di nuovi prodotti abruzzesi. I nuovi prodotti abruzzesi li possiamo fare anche con le spin-off, coinvolgendo imprese e università. Mettere in piedi una filiera che dia possibilità ai giovani abruzzesi di trovare lavoro in questa terra. Io credo che questa sia la priorità della nuova generazione abruzzese, la priorità che il Partito Democratico deve chiedere al prossimo governatore. Ridisegnare il futuro dell'Abruzzo, anche immaginandolo non isolato nei confini nazionali e nei confini territoriali geografici. La nostra geografia ci colloca nella macro regione adriatica, ma questo non basta, dobbiamo avviare relazioni politiche, misure, dobbiamo prendere ad esempio quei luoghi dell'Europa dove si stipano accordi fiscali, di commercio tra i paesi. Noi dobbiamo fare allo stesso modo, come si fa nel Danubio, come si fa nelle regioni baltiche. Dobbiamo fare in modo che l'Abruzzo diventi non la California, ma che per alcune cose lo possa essere. Un Abruzzo che sappia guardare al di là del mare davvero. Io credo che questa sia l'emergenza Abruzzo, cioè se per dare una funzione alla nostra regione, con dei dirigenti in grado di saperlo fare. L'ultima cosa a cui io tengo molto, e so che anche a Mariella interessa, io credo che noi dobbiamo anche ridare dignità alla cultura in questa regione. E come giovani democratici ce ne siamo occupati sempre e l'abbiamo anche fatto mettere nel programma del nostro partito. E dobbiamo assolutamente fare in modo che in questa regione si possa fare quello che si è fatto in Umbria dopo il terremoto, quello che si è fatto in Alto Adige, quello che si fa in Puglia e quello che si fa in quasi tutte le realtà nazionali, cioè una buona legge sul cinema. Guardate, sono più di 3.000 i ragazzi che sono professionisti nel cinema nella nostra regione e nessuno ha avuto mai l'idea neanche di organizzarli in un albo. Sì. La Film Commission d'Abruzzo è ferma da io credo che noi dobbiamo riuscire a rimettere in piedi una Film Commission che sia in grado di competere con le Film Commission delle altre regioni, e questa è la cosa che mi fa specie. Qualche giorno fa mi diceva un operatore del settore che è stato in Alto Adige a girare la pubblicità della Vodafone, che avete visto tutti quanti, quella con il pinguino che va dalla ragazza che non riesce a prendere la linea. La Vodafone aveva lanciato una domanda alle diverse Film Commission, cioè avete un paesaggio con un lago, una montagna innevata dove si può avere qualche vantaggio fiscale, dove c'è la possibilità di avere un albo delle professionalità da coinvolgere? Hanno risposto in diverse regioni, la nostra, che per geografia era anche la più vicina dove c'era la produzione, non ha risposto. Questo è il punto. Cioè noi dobbiamo anche saper dare alla creatività abruzzese un orizzonte che possa essere alternativo a quello che tanti nostri bravissimi ragazzi devono fare ogni anno, cioè andare via a cercare il lavoro altrove. Io vorrei che questa istanza profonda di cambiamento della nostra regione si possa saper interpretare. Vorrei che Marinella e Luciano ci aiutassero a uscire fuori dal guado dove siamo e che disegnassero insieme a noi una regione dove veramente le nuove generazioni possano pensare di costruire il loro avvenire, perché è quello che veramente manca. Quando noi usciamo di casa e parliamo con i nostri amici,
ed è la cosa che fa più male, sentire tutti quanti spesso dire: io da qui me ne voglio andare. Grazie. Tu bene dici. Io mi prendo 5 minuti perché la festa è di Marinella e una volta l'imputata è Marinella, l'imputata, visto che io tante volte sono stato imputato. Tanto mi convince questo sistema di dialogo, prima che cominci la grande danza, chi è stato eletto e disposto di un potere si rende disponibile ad un confronto ravvicinato per ascoltare, essere misurata e anche giudicata. Non raccogli, per favore. Io sono stato in una televisione teramana, letteralmente preso in braccio, e ho detto che se mi dovessi presentare direi che non odio i cittadini. Quindi ci sono tanti che sono eletti che odiano i cittadini. Una prova per dimostrare che non si odia i cittadini è cercarli, ascoltarli, farsi giudicare, mettersi alla prova, riprendere una iniziativa o il filo del discorso precedente, cercare l'angolo del pagliaio, come diceva Mino Martinazzoli. Allora voglio cercare l'angolo del pagliaio anche in questa circostanza. Dove stiamo andando? Qual è l'ordine del giorno? Vabbè, ci sono le elezioni, guadagnano le tipografie, i locali dove si consuma cibo probabilmente hanno un po' di occasioni in più. Qual è il fatto nuovo che si verifica con le elezioni? Non che storie di ambizioni personali si possano completare finalmente, ma in occasione delle elezioni c'è una specie di giubileo, di nuove fotografie, in questo caso dell'Abruzzo, e di nuove opportunità di soluzioni per i problemi dell'Abruzzo. Io per esempio mi sono trovato d'accordo con tanti che mi hanno suggerito e che mi stanno aiutando, mettendo in campo, diciamo, anche una materializzazione di questa volontà di prendere in braccio l'Abruzzo, di andando a snidarlo l'Abruzzo, di andando anche a provocare quelle realtà che stanno rischiando la pigrizia dell'Abruzzo, mettendo su pista e su strada un camion che è di due assi per riuscire a viaggiare di sabato e di domenica, e il terzo asso è quello che noi proponiamo ed è quello che noi vogliamo fare. Un camion che deve raccogliere le tante idee scavalcate che ci sono in Abruzzo, un camion che deve assumere impegni e mantenerli, e un camion che farà anche oboli di verde, perché ogni volta che faremo un incontro pianteremo un albero. Sarà faticoso, ogni tanto esce un tale che mi chiede: e chi ti paga gli alberi? Ho detto: si trovano anche gratuiti, ma farò l'impossibile per pagarli poco, in maniera tale che neanche si ponga questo problema. C'è una grande curiosità anche su questa cifra innovativa di produzione di una battaglia che è la più bella delle democrazie, è la battaglia della selezione della classe dirigente. Allora, che succede durante le elezioni? Alcuni raccontano un'idea, in questo caso di Abruzzo, altri raccontano quello che hanno potuto e saputo fare. Noi abbiamo l'obbligo di prefigurare un'altra realtà, una realtà migliore. Il compito di chi si candida e non ha la tenuta del potere è di prefigurare una realtà migliore e di essere poi credibili, nel senso che affidatevi perché noi siamo capaci e siamo preferibili. Qual è la regione che noi dobbiamo costruire? Intanto mettiamoci d'accordo. Se si domanda a 500.000 persone, che grosso modo sono quelli che vanno a votare in Abruzzo, sia quando si candidano i belli che i tecnologici, che noi abbiamo avuto l'ultima volta una battaglia tra un bello e un tecnologico, 500.000 cittadini sono andati a votare. Se noi chiedessimo a 500.000 cittadini che cos'è l'Abruzzo, le risposte sarebbero: uno, che si occupa di sanità; due, che ha fatto debiti; tre, che fa le cose in ritardo; quattro, che ha una serie di palazzi verticali dove grosso modo dal lunedì al giovedì si alternano dei presumibili eletti. Io invece vorrei edificare un'altra idea di regione. Primo, una regione necessaria. Non necessaria a chi usa le carte intestate della regione. Necessaria alla R minuscola della regione, della vita, delle imprese, delle persone, dei territori. Cioè qui c'è un potere che è l'ente regione,
ed una domanda di vita che è la comunità regionale. Come si fa a costruire un rapporto di funzione necessaria? Intanto sapendo che cosa accade nella vita dell'Abruzzo. Ma è possibile che in questa regione non ci sia un dato? Non c'è un dato! Tant'è che può accadere che alcuni raccontano le barzellette e non si riesce a giudicarli. Questo tavoletto che era stato insediato qui, con 24-25 persone che si riunivano, mai che si siano stabiliti attorno a un dato per esprimere un giudizio. E i dati, per esempio, sono quelli che raccontano la mortalità imprenditoriale, sono quelli che raccontano l'aumento degli inoccupati e dei disoccupati, sono quelli che raccontano la diminuzione dei brevetti industriali e delle innovazioni, sono quelli che raccontano, per esempio, la mortalità di passione e di iscrizione al sistema dei saperi. Noi dobbiamo invertire questi dati, sapendo che ce ne sono anche di positivi, intanto imparando a governare con i dati, visto che qui si parla molto di sanità in Abruzzo e si è accettato anche l'inganno di un sistema risanato che invece attende ancora di essere risanato. Io mi sono operato a ottobre dell'anno scorso, in uno dei momenti più impegnativi della mia vita, a causa di una bicicletta prepotente, un telefono che mi inseguiva ed un dosso riduttore di velocità messo da me per fare del bene che si è vendicato contro di me. Sono andato in ospedale, ho avuto un trattamento straordinario, presumo non destinato in quel momento ad uno sotto giudizio, penso destinato a qualsiasi cittadino. Mi è andata bene la spalla, li ho salutati, li ho ringraziati, poi ho anche detto che mi sarei candidato, presumevo, se potevo contare sul loro sorriso. Quando ci stavamo salutando ho detto, ma a proposito, questa operazione entra in qualche modo in un sistema di dati? Quanto tempo si è impiegato, quanto è costato, che difficoltà ci sono state, quanti ci hanno lavorato, la complessità che è sopravvenuta. Beh no, non c'è questo personale. Ci sarebbe uno, però deve anche rispondere al telefono, per cui non lo fa continuamente. Quando può lo fa. Un po' come il cavallo di Maria di Palinuro. Viaggiava un po' a piedi e un po' a sua volta a cavallo. Come riusciva, faceva quello che c'era da fare. Come si fa ad organizzare un'offerta di salute se non ci sono i dati? Noi abbiamo delle bravure personali di chi è contrattualizzato lavoristicamente col sistema Abruzzo. Infermieri bravi, medici bravi, primari bravi. Abbiamo pezzi di tecnologia che compriamo per consentire delle ottime performance. Ma manca una regola organizzativa che faccia in modo che ad ogni domanda di cura ci sia una risposta adeguata, costruita sui dati. Ho sentito dire che in alcune vicende consigliari, regionali, giuntali, deliberative, ogni tanto esce fuori, questa è un'eccellenza sanitaria in Abruzzo. E dipende questa prevalenza dell'eccellenza sanitaria dalla capacità di imposizione di chi la propone. Tant'è che può succedere solo in Abruzzo che c'è il reparto di senologia di Ortona, che è il migliore di quattro regioni messe insieme, però conosce un rimpicciolimento, perché questo non riesce a capire il ritmo delle cene giuste da fare. Allora, le eccellenze. Le eccellenze, per esempio, sono fatti di innalzamenti di rango dell'organizzazione del personale, i dipartimenti. Noi abbiamo le sagre di quelli che vogliono i dipartimenti, perché chi è capo dipartimento prende di più. Il dipartimento, nella grande tradizione ospedaliera dell'Ancisi delle Marche o del Borgo Trento di Verona, il capo dipartimento di neurochirurgia mette insieme tutte le neuroscienze per fare in modo che l'intervento di acuzie per quanto riguarda il cervello, la patologia del cervello, ponga dentro di sé il punto di vista di colui quale si occupa della spina dorsale, dell'orecchio, del collo, della testa, del cranio, e lì si determina un'eccellenza di risposta, l'organizzazione. E chi la fa l'organizzazione? Chi è coinvolto nella prestazione o la fa chi ha la veduta della governance della cura? Siccome io credo che la politica, se ha le idee chiare, produce quasi l'onnipotenza, quasi, noi dobbiamo concepire anche una risposta di salute a chi solo pone in campo la fragilità. Ci sono 100.000 anziani in Abruzzo che non hanno manco difetto economico nei loro redditi, hanno però la solitudine.
È possibile immaginare l'abbandono di costoro alla loro solitudine, a fronte di migliaia di associazioni che avrebbero voglia di mettere in campo la loro bravura? È possibile organizzare un piano regolatore di queste bravure che determini sussidiarietà vera? Mi dicono che non ci sono i soldi, anche l'asilo di Costanzo, giustamente, che è uno dei più bravi che partecipa a quei tavoli, dice che non ci sono i soldi. In Abruzzo, se leggessimo i bilanci aziendali privati, troveremmo anche lì, almeno nel 40% delle aziende, nascondimenti di soldi sotto tante ripetute mentite spoglie. Il nascondimento di fondi nel bilancio pubblico regionale, per esempio, prende la via di una cosa anche qui inglesissima, che si chiama il Global Service. Ogni volta che c'è un lavoro complesso da fare in Abruzzo, riguardi le pubbliche amministrazioni destinate a produzione di ricchezza industriale o il sistema della sanità, l'involucro che divora tutto è il Global Service. Io sono amico di alcuni imprenditori che sono nati fabbri e sono diventati miliardari e capiscono le cose mettendo, diciamo, a quadro e squadro 4 o 5 grandi verità. Per esempio, mi dice questo mio amico imprenditore, che è molto bravo, Walter Torto, che lui quando compra, compra a corpo e se è possibile paga a misura, per fare in modo da pagare di meno quello che vale di più. Nella pubblica amministrazione, quando si compra con il Global Service, è esattamente il contrario. Non si entra nel merito, ci si autoinganna che quella prestazione cartacea produca chissà quale innalzamento di prestazione. Centinaia di milioni di euro divorati nei bilanci di questa regione da intuizioni fantasmagoriche contrattuali. E noi abbiamo tante volte le nostre cittadelle sanitarie che sono introvabili, infrequentabili, inarrivabili, inefficaci, inefficienti, a fronte di pezzi di carta che raccontano la perfezione. Perché succede questo? Non c'è un sistema costruito sui dati, sull'osservatorio dei precedenti, che faccia in modo che in maniera automatica scatti l'individuazione del tema. Ma la mobilità passiva come si genera in una regione? Può essere che il cittadino decida di andare a 200 km di distanza per avere ciò che magari potrebbe pensare di avere qui? Quando è che fa questa scelta lui, risoluta, per sé, per la propria domanda di vita? Quando sa che qui non c'è, o che c'è la lentezza qui? E perché non si può organizzare anche qui quello che c'è altrove, cioè l'abbattimento della mobilità passiva, che evoca l'abbattimento delle liste d'attesa? E per rispondere a questa leggera critica, termino la parte critica, poi parlo della parte positiva, si fa affidamento ai mondo di amicis, cioè l'inconsistenza dell'educazione individuale, il fatto che tra medico e paziente ci sarebbe una rete che non funziona di relazioni, c'è l'esagerazione del paziente alla quale si risponde con l'esagerazione del medico, che prescrive tutto a tutti e quindi il sistema non ce la fa. Io ho questa visione da minimalismo regionalista, ancorché circondato da educazione individuale, io non credo che ce lo possiamo permettere più, perché è un lusso. Noi dobbiamo edificare una regione che è capace di garantire, primo, la velocità, ma non solo quella degli spostamenti, le decisioni veloci. Io sfido chiunque in questa regione, i benefattori, i benedicenti, i giusdicenti. Siamo capaci ad oggi, cioè prima delle nuove elezioni, se arriva la San Carlo che vuole fare un investimento di 300 milioni di euro, c'è un angolo di questa regione che è capace in due giorni di dare un'autorizzazione unica, complessiva, che fa nascere l'impresa? Questa è la sfida che mi prendo su di me. Sapendo che altrove questo si è fatto, dividiamo l'Abruzzo in 3,33%, un 33% che è il luogo di vita delle persone, un 33% che è il luogo di vita della bellezza di questa regione, aree di grande valore ambientale, turistico, ciò che ci ha messo Dio in questa regione, e un altro 33% per la produzione di ricchezza, dove l'impresa deve poter fare ciò che vuole, avendo due valori di fondo, che non deve distruggere, deve generare ricchezza anche sociale. Questa è quella che spiega la ragione della politica. Se la ragione è il mio successore o succedaneo al Comune di Pescara, che fare politica significa arrivare per primo, in prima fila, allo stadio e al teatro. Io invece credo che la politica evochi il più grande patto dei doveri,
tra chi è eletto avendolo scelto lui e chi attende da quella elezione soluzioni. Soluzioni. Io l'idea che vorrei con tutti i candidati, poi vi dico chi penso io come candidati, è una regione che si fa percepire ovunque, una regione alleata con chiunque. Qual è la regola selettiva? Che ci sia un progetto di vita in capo a chi chiede alleanza di regione. Quale progetto di vita? Individuale. Uno che decide di scommettere su se stesso studiando, facendo solidarietà, volontariato, cultura. L'impresa deve decidere di investire, di scuotersi, di osare, di assumere iniziativa. Terzo, i territori, le città, i municipi, le alleanze dei municipi. È davanti a questo che il riformista dice accendo la luce e faccio. Il resto è la compagnia, sono le feste di compleanno che vanno bene anche tra i privati, ma non invocando la grande categoria del potere pubblico. Chi sono i candidati, secondo me? Però non sono anime desolate e solitarie. I candidati devono essere tutti quelli che ci credono a questo progetto, chi si iscrive su quegli elenchi, ma anche chi ci crede a quelle persone che si iscrivono in quegli elenchi. Sentitevi anche voi candidati. Prendete impegni anche voi, perché li potrete mantenere gli impegni. Non ci sarà un'idea di potere che è intronato in alto e raggiungibile. Anche in passato noi abbiamo insediato questa idea di potere, insediando caratteri, troni. Adesso è la volta della bellezza individuale, ma ogni volta non si è stati sul punto di scegliere una classe dirigente non casuale. Se io cerco indietro, ne trovo solo uno che aveva l'idea della cultura regionalista, Emilio Mattucci. E perché lo dico? Perché era laureato in filosofia, perché è vissuto in una delle più belle realtà d'Abruzzo, che è Atri. Io la collocherei alla quarta dimensione di bellezza dell'Abruzzo. La prima è Sulmona, la seconda è Basso, la terza secondo me è Penne, la quarta è Atri, e poi ci sta Città Sant'Angelo, e poi ci sta, vabbè, Vesco Costanzo, e poi ci stanno i piccoli comuni tipo Tione, che noi adotteremo, ogni anno adotteremo quattro piccoli comuni per fare in modo che assumano le ali e il coraggio di continuare. Perché io dico Emilio Mattucci? Perché ha assistito all'ultimo discorso dell'onorevole Moro nel 76, prima di essere ucciso nel 78? No. Perché Mattucci pose la regola della programmazione come regola di riconoscibilità del potere regionale, che era il contrario di quello che si faceva prima. Prima di Mattucci si diceva basta la volontà politica e si può fare tutto. E sono nati i reparti giganteschi e ingannevoli dovunque, le università dovunque, le scuole dovunque, anche dove non servivano. Mattucci ha posto la regola della programmazione. Che significa la programmazione, ragazzi? Stabilire cosa si fa prima e perché, e cosa si fa dopo e perché, ed è la fatica della politica. In Abruzzo, lo dico a Graziano, che ha tutta la mia stima spingente, a Graziano di Costanzo, in Abruzzo non si sono fatte per decenni le cose che pure attendevano le economie e i territori, perché ogni volta che c'era da fare una cosa si cercavano i soldi per farne due. L'Aquila e Pescara, che dibattito antico, così come è antico il dibattito sull'ingrandimento gonfio di Pescara. In una società nella quale nessuno più ha l'appartenenza al sito, dove ciascuno è di tutti i luoghi, ma che importanza ha l'ingrandimento della gonfiezza di un territorio? Quando sono saltate le categorie del suolo e anche del tempo, noi dobbiamo essere cittadini dei flussi, cittadini dei grandi spostamenti. Noi ci dobbiamo pensare mondo. Il sindaco di Milano, Pisapia, è uno che ha affidato non il piano regolatore della città, ha affidato i progetti local city pensando al mondo per Milano, ed è Piero Bassetti il responsabile. Allora, rivoluzione, radicalità davvero sui temi, sulle questioni, sulle vedute lunghe, e poi molta attenzione realizzativa, sapendo che noi meritiamo di essere giudicati. C'è un altro modo di fare politica: non dire niente, stringere le mani, sorridere, farsi vedere, e poi ogni tanto intestarsi qualche farfalla che va bene. Ho sentito dire che sarebbe merito, non so di chi, del pianeta di Crizia, il fatto che forse la Fiat farà 700 milioni di investimenti.
se potessi lo individuerei come un reato, questo è un addebito incredibile che uno mette a suo favore e lo scarica contro gli altri. Quello è un merito della libera intrapresa di quel privato, il quale manco la viabilità lì, perché nella viabilità regionale, anche nei tavoli presuntuosi con i crodini da introduzione, si è stabilito che la viabilità eccellente dell'Abruzzo è quella che porta la Valfino, e invece l'unica infrastruttura di uno dei siti più produttivi d'Abruzzo, che è la Fondo Valle Sangro, c'ha un livido da 40 anni, che è il viadotto Barche, all'altezza di Bomba, e poi sopra non si sa dove va a finire, sembra il paese degli ombrelli, di cui parlava la mia maestra, quando si vedevano gli ombrelli, dice, ma signora maestra, dove andano a finire gli ombrelli che si perdono? E lei mi dice, nel paese degli ombrelli. Io tornavo a casa dal mio papà, direttore postale, dice, ma sto paese degli ombrelli, dove sta? Che io avevo perso un ombrello al quale ero molto legato. Quando sono diventato adulto e non per caso mi sono appassionato di strade, ho pensato che al termine della Fondo Valle Sangro che c'è il paese degli ombrelli, dove finiscono gli ombrelli che si perdono. E si ha una regione che fa i compleanni, le feste, i crodini, fanno i manifesti, mi dicono, per dire che loro hanno dei meriti, si tratta solo di ricercarli, ma grosso modo ce li hanno. E tra questi ci sta anche l'investimento potenziale di Fiat sulla Fondo Valle Sangro. Cari amici, io vi assicuro un dato, avrete ragione di festeggiare il 27 di maggio, ma non solo perché si vince, perché vi rendo certo che rivinceremo dopo 5 anni, perché noi ci spaccheremo la schiena per fare quello che serve, su tutte le direzioni. Non vedo l'ora di andare al Ministero dello Sviluppo Economico a Via Molise a farmi cacciare le carte dell'ultima volta che le imprese abruzzesi hanno presentato progetti di innovazione di prodotto e di processo a valere sui fondi della 488. Sono passati tanti anni da quella grande intuizione del migliore Bersani. Però io non credo che di quelle centinaia di imprese che non vengono finanziate, ma vengono messe in graduatoria come i bidelli, quelle imprese, il 30-40%, non hanno perso la vitalità. Io le vorrei riprendere, quelle imprese, e dire venite a girotondo con noi, e vi aiutiamo noi a fare quello che serve, e faremo in modo che si conosca un'altra stagione per i ragazzi come voi, almeno quelli che sono ancora giovani, che non hanno assaggiato l'esperienza del lavoro. Non è giusto che il tirocinio sia solo su misura del figlio del notaio importante, del farmacista importante, dell'avvocato importante, o di colui il quale per ragioni politiche diventa diciamo determinante nella società. Il tirocinio e lo stage deve essere su misura di chiunque ha completato la sua formazione teorica. E come si fa a fare in modo che questo accada? Stancamente si farebbe, come si è sempre fatto in passato, mettendoci soldi. E se i soldi non ci sono? E se non riusciamo a recuperare i soldi dei Global Service, come si fa? Io ve lo dico, un sistema che è complesso, che ci vuole la dedizione, non ci vuole la casualità, l'occasionalità. C'è bisogno della meticolosità, della dedizione, dello studio dei dossier, di non odiare le carte. Fare in modo che si organizzi la premialità. Che significa? Se l'impresa del barone vuole partecipare a bandi della regione, a qualsivoglia titolo, deve esibire tra i documenti che ha di idoneità e di accesso, di ingaggio, a quel bando che ha ospitato presso di sé stage e tirocini. La premialità. Vedete, io sono figlio di una cultura del Novecento che sa di cattolicesimo, sa di sano socialismo. È un grande cattolico che ha fondato grande parte delle idee democratiche di questa Italia, Luigi Sturzo, diceva: guardate che non è mica detto che noi siamo condannati a convivere con i partiti e con la politica. Se potessimo immaginare che in un tempo dato scompaiono i problemi, accetteremmo anche di fare scomparire partiti e politica. Ma siccome i problemi ci sono, a fronte di questo la politica deve produrre soluzioni, innovazioni, riuscendo anche a osare, a immaginare, a creare, a ideare. Per me la lezione di Steve Jobs è questo, che la difficoltà non deve vincere chi la sopporta la difficoltà. E lì c'è bisogno di un meccanismo che metta insieme il meglio delle energie. Io sono convinto che ce la faremo, anche perché osservo che altrove l'hanno fatto. Io quando vado, mi avete sentito già dirlo, nella zona di Campofilone, a confine tra Abruzzo e Marche, e vedo che una signora che faceva la pasta all'uovo, oggi una delle più ricche del mondo a produrre questo elemento semplice ormai, o semplificato, perché
sempre di meno che ci sono quelli che mangiano quel tipo di cibo. Quella signora è diventata miliardaria, e perché? È stata coccolata dal potere, non avvertita con distrazione e indifferenza. 0 ore ci devono volere per consentire a un imprenditore di produrre ricchezza, di nascere, di pensare a svilupparsi, a internazionalizzarsi. E poi non deve più accadere che quello che ci riguarda contro trovi solo la solitudine di coloro i quali periscono e sopportano quello che accade di contro. Vogliamo parlare di quella infrastruttura di cui ha bisogno un territorio che si chiama la banca? Se eravamo di fondo a mare ci andava meglio, per il trattamento riservatoci dai diversi livelli, diciamo, di vigilanza e di autorità preposte. E quando accade questo? Questo minimalismo riduttivistico, quando è che si è costretti a sopportare questo minimalismo di riduttivismo? Quando non si conta niente. E non la dico con linguaggio frettoloso. E quando è che non si conta niente? Quando non si hanno progetti che, se svelati, non sono capaci di coinvolgimento e convincimento. Perché l'Umbria è diventato un presepe? Perché? Perché l'Umbria è riuscita a superare un secolare dato drammatico di separatezza con le Marche, col Quadrilatero, cogliendo le vicende del terremoto? Perché da noi il terremoto sono un affare di isolamento dell'Aquila e invece nelle Marche è stato un giacimento di produzione delle Marche dell'Umbria? Perché quando accade di fatti, o ti trovi nudo col dolore di quel fatto che ti colpisce, o ti trovi ricco e dotato di pensiero, di progetto e di programma, che è il compito della politica. Io ho una incredibile invidia positiva quando mi confronto l'Umbria, le Marche. Noi dobbiamo alleare l'Abruzzo, da soli, manco più le feste di compleanno riescono. Dobbiamo alleare l'Abruzzo con le Marche e il Molise, per definitivamente affrontare il tema, per esempio, della dotazione infrastrutturale, dell'alta velocità. Qual è l'alta velocità che ci serve? Quella che migliora i tempi di percorrenza di oggi, sapendo che una volta si fa una scelta e la si porta avanti per 10 anni. Sulle grandi partite, 10 anni sono le falcate temporali che servono. Alleanza di qui sull'Adriatico, ma anche per i porti. Il trattamento riservatoci sui porti in Abruzzo è veramente un trattamento da schiaffeggio. Noi non partecipiamo ai piani di riparto e la manutenzione, e ogni volta che ci danno un euro per la manutenzione dei porti è un omaggio, un obolo, un regalo, perché non sediamo ai tavoli paritetici di riparto della manutenzione. Perché? Perché non abbiamo un'autority dedicata, e l'autority dedicata non ce l'abbiamo perché non abbiamo il tonnellaggio. Ma non si potrebbero mettere insieme i tonnellaggi delle altre realtà che non raggiungono il tonnellaggio e che magari sono limitrofe? Il Termoli è il tonnellaggio che si perde. Io farei un'alleanza con Termoli. Se poi non mi basta, farei un ragionamento amministrativo anche con Ancona. Ma se la politica non fa questo, che deve fare la politica? Secondo, un'alleanza dell'Abruzzo con l'Umbria e il Lazio. Quello io lo chiamerei l'Appennino italico, perché gli italici erano nostri di Corfinio, e anche lì avvicinamento di quei giacimenti, di quelle bellezze, di quelle dotazioni. Insomma, cari amici, io vi assicuro che sarà una regione che si fa giudicare, che assume impegni e che li mantiene. Scatenatevi, prendete impegni, scattate fotografie, segnatevi questioni, ascoltate opportunità, rilevate idee, accendete luci. C'è un potere che aspetta lì da decenni di essere usato. La beffa qual è? Che nel 2001 l'Italia si è riconfigurata e ha creato stati regionali. Sono passati praticamente 13 anni, mo ci ritolgono quei poteri, non abbiamo fatto a tempo. Eppure qua ci sono stati complimenti. Il TG3, quello che ha fatto il TG3 in Abruzzo, è incredibile. Ha venduto l'acqua di Fiuggi per vino con i diamanti. Eppure c'è stato anche, diciamo, il plauso degli applausi rispetto ad un niente che era grosso modo vestito. Noi dobbiamo organizzare invece la rinvenibilità dei fatti, l'aggiuntività. C'è qualcosa che funziona
come conseguenza della vita delle persone, dei territori e delle economie. Noi vogliamo determinare l'aggiuntività della funzione del potere. Vi farei degli esempi. Quando è arrivata la Texas Instruments ad Arizona, non fu lo Spirito Santo che lo fece arrivare, era un'idea di attrattiva dell'Abruzzo, anche delle condizioni di convenienza, anche quelle, ma non mancavano neanche allora i problemi. Mi ricordo c'era un inciampo di un vincolo medievale di una livella o una livelletta, un uso civico, un tratturello, c'era un problema giuridico che impediva. Chi deteneva allora il potere? E avrebbe meritato di fare il presidente della regione, non l'aveva voluto mai fare in maniera diretta, lo faceva da Roma. Prese su di sé quei problemi e li sciolse usando il potere. Io ho parlato di una regione necessaria. Vi concludo dicendo che questa regione che noi edificheremo è una regione che si rende disponibile anche a raccogliere suggerimenti. Occupatevene, perché faremo bene tutti insieme per l'Abruzzo. Poi chiaramente se qualcun altro vuole intervenire basta che l'indica in una c'è anche Marma che mi ha detto che... Buonasera a tutti, compito un po' difficile parlare dopo Luciano, però insomma ci provo. Innanzitutto ringrazio chi ha organizzato questa iniziativa, Marco, Marinella, perché il momento di confronto, questo momento di confronto soprattutto con giovani, serve principalmente per rimettere un po' in circolo le idee e soprattutto per ricaricarci un po' di quell'entusiasmo del pensare e dell'agire che un po' la causalità ci sta un po' facendo perdere. È un modo soprattutto per andare contro quella tendenza abulica della critica fine a se stessa, della critica che dice solo no e della critica che parla soltanto alle pance, ma che non offre sostanzialmente nessuna alternativa. Sono contenta di vedere molti giovani e sono contenta di poter affermare che non è vero che i giovani dicono non mi interessa. Ma i giovani vogliono parlare e non tutti i giovani dicono non mi importa. Sicuramente stiamo assistendo ad un momento in cui la narrazione dell'Abruzzo che ci viene dalle televisioni, dai giornali, ci dipinge un'immagine di un Abruzzo inglorioso e sicuramente che storpia l'idea reale dell'Abruzzo. Un Abruzzo che viene denigrato, che viene anche maltrattato, che è stato maltrattato sia moralmente che politicamente. Noi qui siamo abbiamo il compito di denunciare il maltrattamento dell'Abruzzo dal punto di vista politico, però io mi permetto anche di denunciare quella bassezza morale che ci è stata subdolamente insegnata in questi anni e questa tendenza perversa che hanno anche gli enti regionali, come sto vedendo, anche gli enti provinciali e talvolta anche quelli comunali, di demandare l'insegnamento morale, l'insegnamento dei buoni principi, anche delle buone pratiche della politica e del vivere civile, di demandarli ad altre agenzie educative che sono la scuola, che è la famiglia, che sono le associazioni. No, questo compito deve tornare anche alla politica. È un momento importante per l'Abruzzo perché in questi mesi, sono mesi abbastanza concitati perché abbiamo degli appuntamenti elettorali molto importanti. Questa immagine che ci viene narrata non è l'immagine
dell'Abruzzo che siamo e soprattutto dell'Abruzzo che meritiamo. L'Abruzzo che meritiamo deve essere principalmente un luogo che dia spazio ai giovani, che permetta ai giovani di frenare quella tendenza pericolosa nel dire io me ne vado perché qui non c'è nulla. Non è vero che i giovani vogliono andarsene, perché i giovani vogliono restare qui, vogliono fare esperienza all'estero, vogliono diventare competenti per poi tornare qui, per tornare a casa. Chi se lo può permettere in questo momento di crisi in cui il lavoro non è garantito? Riesce a studiare, continua a studiare perché magari pensa che l'investimento sullo studio nel momento in cui verrà... Scusa, io vado a Castelnuovo, non è per disinteresse. Buonasera. Grazie. Buonasera. Questa... l'investimento allo studio potrebbe essere un buon investimento nel momento in cui finirà la crisi, ma non tutti hanno la possibilità di studiare, non tutti hanno nemmeno l'ambizione e la volontà di farlo, quindi è giusto che a tutti e ciascuno si garantisca quello che c'è, che sono le proprie ambizioni. L'Abruzzo che meritiamo è un Abruzzo che deve ripartire anche e soprattutto dai piccoli centri. È un Abruzzo che deve rivalorizzare e soprattutto rispettare il territorio, perché la maggior parte dei centri che fa la differenza dell'Abruzzo e che rappresenta le eccellenze più importanti di cui si caratterizza l'Abruzzo nel campo gastronomico, nel campo culturale, nel campo storico, viene proprio dai piccoli centri ed è quello che manca soprattutto ai grandi centri urbani. Quindi ripartire da questi territori che sono divorati dal consumismo e che non riescono più a sostenersi, io penso che sia un compito importante che deve assumersi l'Abruzzo. L'Abruzzo che meritiamo è anche un Abruzzo che tenga l'orecchio e la mano agli ultimi e a coloro che si vedono le esigenze primarie purtroppo non soddisfatte. E non è difficile interpretare questi dati. Chi frequenta e chi è attivo nelle associazioni come Marinella, basta che sfoglia giusto qualche percentuale, giusto qualche proiezione di alcune associazioni come ad esempio la Caritas o altre associazioni di volontariato che denunciano disagi sociali importanti e denunciano l'aumento costante di famiglie che non riescono realmente ad arrivare a fine mese. Chi è impegnato appunto nelle associazioni e fa politica non può essere assolutamente sordo a queste richieste di aiuto. Deve farsi bensì promotore di messaggi concreti di speranza attraverso modi e attraverso toni diversi, perché adesso il dialogo pacato, tecnico e costruttivo non va più, non arriva più, non interessa più. Gli unici slogan che si riescono a far ricorrere sono slogan intenuti di violenza, sono slogan rapidi, veloci, che producono sottoinformazione e disinformazione perché decontestualizzano completamente la realtà e le notizie di cui si fanno portavoce. Ecco, io credo che ci sono due alternative e due soluzioni possibili che potrà prendere in considerazione la classe dirigente che si appresta a governare l'Abruzzo. Quella di mantenere lo status quo, cioè quella di assolvere ai doveri dell'ordinaria amministrazione, della quotidiana amministrazione, oppure un'altra alternativa è quella di cambiare realmente le cose. Cambiare realmente le cose vuol dire principalmente fare delle scelte coraggiose, che talvolta sono, che spesse volte sono impopolari, che talvolta sono incomprensibili e che talvolta comportano delle rinunce importanti, rinunce anche a ricordi e nostalgie di ciò che era qualcosa e che adesso non è più sostenibile. Io credo che realmente la classe dirigente di cui abbiamo bisogno e di cui ha bisogno l'Abruzzo è una classe dirigente che sappia progettare a lungo termine, una classe dirigente che sia capace di avere delle visioni e che sia capace, come ha detto Marinella in altre sedi, che sia capace di sognare senza dormire.
Io penso che stiamo imboccando la strada giusta. Buon lavoro. Salve a tutti, dico due parole. Ho voluto parlare perché mi sono sentito chiamato in causa. Prima Marco ha detto, ha toccato dei temi che mi toccano particolarmente. Qui sono alcuni amici con Peter che, con cui abbiamo condiviso esperienze lavorative, anche con Marco. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di fare alcuni lavori che ritengo molto importanti, almeno dal mio punto di vista. Ho lavorato in tanti film, attualmente faccio il filmmaker. Con Peter abbiamo fatto grandi cose, ma mi sono trovato in difficoltà più volte nella mia regione, perché qui non ho mai potuto esercitare veramente questa professione come andrebbe fatta. Qualche anno fa è stato girato qua in Abruzzo un film americano che si chiama The American, in cui recitava George Clooney, e io, dopo tante esperienze lavorative fuori, nelle altre regioni, nel Piemonte, a Matera, insomma, ho detto finalmente posso lavorare qui in Abruzzo. Ho lavorato in quel film e subito dopo non si è fatto più niente, non si è fatto più niente perché la regione non permetteva che si facesse qualcosa. Un grande film come quello, dal costo di 30 milioni di dollari, comporta un giro di lavori, di introiti per questa regione enorme. Io mi ricordo che all'epoca lavorarono tutti, lavorarono infrastrutture, i trasporti e gli alberghi, addirittura non c'erano più alberghi liberi in tutta Sulmona e dintorni per ospitare la truppa e tutto il resto. Perché non si è fatto più niente? Ci sono state altre richieste, la Film Commission ha sempre abbassato il telefono, una Film Commission inesistente, mancanza di strutture per lavorare, mancanza di fondi, mancanza di tutta una serie di cose, incuria. E soprattutto non ci rendiamo conto che l'Abruzzo veramente è a livello della Nuova Zelanda. Cioè qui si potrebbe girare Il Signore degli Anelli, non si fa perché non ci sono le strutture. Abbiamo paesaggi bellissimi, il mare e la montagna distano un'ora di macchina, non si può fare. Io me ne dispiaccio un po', sinceramente. Mi auguro che si faccia qualcosa nel futuro prossimo, che non siano solo fondi che piovono dal cielo, dall'Europa, ma che questi fondi possano essere utilizzati, ci siano messi in campo delle strutture, qualcosa che permetta a noi di lavorare, a noi come a tutti gli altri, e soprattutto un albo di questo settore mi auguro che si faccia. Quindi auguro in bocca al lupo a Marinella, speriamo di riuscire a portare a termine. C'è nessun altro, quindi sì, concludo, perché tra l'altro abbiamo iniziato tardissimo, anzi mi scuso perché c'è chi è qui dalle 5 perché pensa, insomma, ci siamo un po' incartati con gli orari, e poi tra l'altro insomma sono le 7:30, quindi intanto io voglio ringraziare Marco per aver organizzato questo incontro, oltre che a Valeria e a Claudia, insomma a Manuela, a Dalia, che hanno pensato che fosse giusto, non perché sia io giovane, ma perché probabilmente è anche il modo di fare, di relazionarmi, di portare avanti la politica, o in questo caso l'opposizione in consiglio regionale, possa rispecchiare un po' quello che i giovani si aspettano dalla politica. Quindi mi hanno chiesto di venire, di organizzare questo incontro per questo motivo fondamentalmente, poi perché, lo diceva prima bene Marco, veniamo da un momento di congresso provinciale che ci ha un po' storditi all'inizio, un po' tutti, insomma, in una situazione abbastanza complicata, complessa e difficile, che però, come dire, come sempre succede in questi momenti, ci sta facendo anche un po' fortificare, facendo venire fuori i muscoletti. Francesca è brava,
sta, ripeto, anche cercando di gestire le varie bande, insomma questo spesso si dice all'interno dei partiti, le varie bande, mostrando una forza che noi sapevamo più vicini a lei, ma che adesso se ne stanno accorgendo tutti. Questo per dire che insomma non bisogna essere, si può essere anche giovani, giovani donne, giovani uomini in gamba e fare la voce grossa ed essere autorevoli. Certo è un momento difficile, un momento brutto per fare la campagna elettorale. In genere le campagne elettorali sono momenti di entusiasmo, sono momenti in cui si cerca di promuovere l'entusiasmo, la speranza, la visione futura, tutti elementi necessari per la mobilitazione. Abbiamo un candidato, si faranno le primarie, però mi sembra di capire che ci sia già il candidato. Abbiamo un candidato che comunque, nonostante il brutto momento, riesce a riattivare, a solleticare questo entusiasmo, questi momenti positivi che sono indispensabili per la mobilitazione. Mobilitazione che è necessaria, ripeto, perché in giro ci andiamo un po' tutti, no? Abbiamo tutti amici, prevalentemente voi siete giovani iscritti nel PD o giovani sensibili all'argomento della politica, ma non siamo, come dire, coloro che sono chiusi nelle stanze della politica, come si diceva, quelli dell'apparato, ma viviamo in una realtà fatta di associazioni, lo diceva prima bene Valeria, fatta di scuola per chi insegna, fatta di lavoro per chi ce l'ha e per chi non lo trova, fatta di imprese, fatta di idee che vorrebbero poi diventare imprese ma che hanno difficoltà. Quindi viviamo qua fuori e ci rendiamo conto che c'è poco entusiasmo, c'è poca speranza, che è la cosa più drammatica, c'è molta delusione. C'è molta rabbia che tante volte diventa violenza, e tutte queste componenti negative molto spesso diventano qualunquismo. Il qualunquismo del sono tutti uguali, il qualunquismo del non andrò a votare perché tanto non succede niente, o il qualunquismo di quelli che sostengono coloro che fanno violenza, e non li voglio neanche nominare, li abbiamo visti, no? In televisione in questi giorni, di coloro che fanno violenza e che ci, insomma, e che vengono inneggiati da coloro che appunto sono delusi e dicono va bene, fanno bene, così si imparano, no? Coloro che ci hanno portato, coloro che occupano dei posti importanti e che sono dei posti sacri della democrazia. Questa poca mancanza di questo clima, con poca serenità, con molta rabbia, con molta delusione, con la mancanza di prospettiva, con la difficoltà a vedere un domani, che invece sono proprie, soprattutto nei momenti di campagna elettorale, si vede poco in Europa, si vede poco in Abruzzo, si vede poco sicuramente in Italia. E in Abruzzo che cosa sta succedendo? Che l'emergenza sociale, che è chiara, prima Luciano D'Alfonso diceva, questa regione si è impegnata solamente a tamponare l'emergenza, ma non c'è stata programmazione, non c'è stata visione. E l'emergenza sociale dovuta a una crisi finanziaria e sociale si intreccia anche con un'emergenza morale, quella che diceva prima Valeria, e non si capisce se qual è delle due più sconfortante, se quella sociale, finanziaria o quella morale, quale delle due più sconfortante in questa regione che si ritrova sbattuta quotidianamente in tutte le televisioni, su tutte le televisioni nazionali e su tutti i giornali, per, come dire, vicende che io definirei grottesche. Ho scritto più volte che a me non piace guardare dal buco della chiave, non piace fare pettegolezzo, non piace fare gossip, però queste vicende, quindi chiudo qui sulla questione, su quello che sta succedendo in regione Abruzzo, dicendo semplicemente che sono grottesche e che noi non meritiamo assolutamente questo trattamento. Oggi la situazione richiede assolutamente responsabilità. La mia campagna elettorale, vi chiedo una mano in questo, forte, Luciano D'Alfonso diceva scatenatevi, lo dico anche io. Questa campagna elettorale però dovrà essere, perlomeno per come la vedo io, una campagna di responsabilità. È bello, sarebbe bello, ma non per me, perché potrebbe essere, come dire, allettante, lanciare degli slogan che in qualche modo vadano a
solidificare questo qualunquismo, questo senso di non appartenenza alle istituzioni, questa voglia di buttare tutto al macero. Sarebbe bello per alcuni fare una campagna elettorale che vada a parlare semplicemente alla pancia della gente. Io credo che questo non sia la cosa giusta, questa non è la cosa giusta da fare, non mi interessa. Io credo che bisogna in questa campagna elettorale, più di altri momenti, essere responsabili e dire le cose come stanno. Non ci illudiamo. Allora, tanti usano i giovani, no? Facendoli illudere che l'Abruzzo che abbiamo oggi sia molto simile a quello di 10 anni fa, dove si poteva fare tutto, dove si poteva dare tutto, dove si poteva concedere tutto. Questo non deve succedere e voi lo dovete sapere. E voi lo dovete sapere, credo che sia importante fare una campagna elettorale che parli della realtà di oggi, e la politica deve essere seria rispetto a questa questione. So che qui ci sono diversi amministratori che hanno avuto a che fare o che hanno a che fare con il bene comune, e hanno con grande difficoltà, perché oggi i piccoli comuni o i piccoli grandi comuni hanno difficoltà ad essere amministrati, ma ci sono giovani amministratori che hanno messo, che hanno fatto sì che davvero il bene comune, il bene fosse, rimanesse davvero comune. Credo che questi giovani amministratori che vedo, che sono presenti, debbano essere assolutamente aiutati a mantenere, a consolidare e a fortificare il loro impegno e anche il loro consenso. Si è parlato più volte anche nel congresso nazionale di una svolta generazionale che è arrivata, come dire, all'atto, no? Se si è parlato finora di una svolta generazionale, credo che oggi questa svolta debba essere messa in atto. E questo dipende non solo dal passo indietro degli adulti, chiamiamoli così, di coloro che sono più avanti con l'età, ma dipende anche un po' da noi. È necessario che ognuno di noi abbia il coraggio di riappropriarsi dei luoghi e degli spazi, il coraggio anche di fare delle scelte difficoltose, delle scelte che non sono tante volte comode, ma che ci facciano fortificare nella libertà e nell'autonomia. Bisogna avere coraggio di crederci fino in fondo, di mettersi in discussione e mettersi alla prova. In questi 5 anni di prove ne ho, credetemi, superate tantissime. Alcune mi hanno lasciato delle belle ammaccature, altre mi hanno fatto bene e mi hanno messo ancora di più entusiasmo. Però tutte in qualche modo mi hanno sicuramente arricchito e fortificato. È stata un'esperienza straordinaria la possibilità di essere il legislatore. In regione si fa questo, si fanno le leggi. La possibilità di essere il legislatore della tua regione e di poter decidere, io ero all'opposizione, ma comunque, come dire, partecipare ai processi decisionali della propria regione è stata un'esperienza strepitosa, con la grande difficoltà anche, come dire, di dover colloquiare con un partito che in questi anni ha attraversato un momento delicato e quindi complesso e quindi difficile. La mia modalità di comunicazione rispetto non solo agli iscritti del partito, ho una presunzione, ho la presunzione di dire che i grillini sono arrivati dopo di me, nel senso, no? Nel modo, nella modalità di comunicazione. In questi 5 anni ogni settimana, Manuela, confortami con i numeri, forse abbiamo spedito settimanalmente centinaia e centinaia di mail, perché la mia intenzione era quella di aprire le porte della regione ai cittadini, di avere un colloquio, di avere una comunicazione attraverso i mezzi tecnologici, la tecnologia che io non so proprio tanto usare, ma insomma più o meno cerco di barcamenarmi, aiutata da Manuela e Dalia. E questo modo di parlare al cittadino, agli amministratori, alle associazioni, alle professioni, è stato un modo che ha arricchito, penso,
senso entrambi. Ho potuto promuovere delle proposte di legge, ho potuto fare delle azioni ascoltando e sentendo continuamente coloro che sono qui fuori, oltre che appunto le persone proprio all'interno del partito. Grazie ai bandi che abbiamo trasmesso continuamente, sempre tantissime piccole o grandi comunità in Abruzzo hanno potuto ricevere dei finanziamenti che altrimenti, insomma, l'informazione e la partecipazione attraverso i mezzi tecnologici credo che siano stati fondamentali per il mio lavoro, soprattutto perché ricevevo e ho ricevuto continuamente dei feedback da chiunque, da tantissime persone, e su qualsiasi argomento. È stata un'esperienza difficilissima, ma è stata un'esperienza assolutamente gratificante, e non mi sono mai sentita da sola in questo, e c'è stato sempre, attraverso questo, anche questa modalità, di incontrare continuamente persone e di potermi occupare di tantissimi argomenti. Come sapete, il mio argomento, come dire, l'argomento più vicino al mio modo di essere, di fare, alla mia storia, è l'argomento che riguarda le categorie più svantaggiate, le categorie più deboli. L'atteggiamento in consiglio regionale del gruppo PD e mio in particolare non è stato mai distruttivo, no? Quello che abbiamo sempre pensato non è mai stato muoia chiodi con tutti gli abruzzesi, ma anzi il nostro è stato sempre critica dura, ma sicuramente alternativa, sicuramente proposta e con partecipazione ai processi decisionali. E così sul sociale ho avuto modo di poter incontrare tantissime realtà che non conoscevo in tutto l'Abruzzo. Ho avuto modo di proporre una legge quadro, come diceva prima Luciano D'Alfonso, che è il piano regolatore, no? Delle politiche sociali. Ho avuto modo di promuovere una legge sulla famiglia, una legge sui giovani, una legge sulle tossicodipendenze, una legge su coloro che hanno problemi con le ludopatie. Ho avuto modo di incontrare e promuovere leggi. Così è successo sulla sanità. Abbiamo fatto un giro che mi ha portato insieme al gruppo a conoscere le varie realtà dei vari ospedali, dei vari distretti a volte, di tutta la regione, e abbiamo visto con mano, è vero che sono importanti i dati, ma è importante anche toccare con mano la realtà lì esterna, e abbiamo visto che c'è una schizofrenia, una discrepanza tra quello che dice e scrive sui manifesti Gianni Chiodi e quella che è la realtà. Ho ricevuto decine di lettere da dei medici che mi hanno raccontato quello che succede nei loro reparti, e ho potuto constatare davvero con i miei occhi, andando a visitare i reparti, come fosse falsa, come fosse una bugia la storia raccontata da Chiodi, cioè quella del risanamento della sanità. I conti ridaranno pure. Magari non li danno, ma magari li daranno pure. Il punto è che lì fuori, negli ospedali, c'è grande difficoltà, non solo per i pazienti, ma anche e soprattutto per gli operatori sanitari che non riescono ad andare avanti in questa precarietà. E allora è stata un'esperienza perché è interessante, quella importante per me, quella della regione, perché mi sono potuta occupare anche delle questioni che riguardavano la cultura. Prima Marco l'ha accennato, allora ho proposto una legge quadro sulla cultura. Anche in questo caso la regione Abruzzo manca non solo di una legge quadro sul welfare, quindi sul sociale, manca di una legge quadro sul lavoro. E l'assessore Paolo Gatti quotidianamente è sui giornali promuovendo bandi che raccontano di un abbattimento della disoccupazione in Abruzzo, ma i dati dicono assolutamente altro sulla disoccupazione giovanile e sulla disoccupazione femminile in Abruzzo. E ho avuto modo di occuparmi anche, dicevo, della cultura, proponendo una legge quadro sulla cultura che manca. Guardate, qua sulla cultura manca tutto. C'è una direzione eterocentrica dell'assessore che decide a chi dare cosa, quanto, come e perché. Non c'è una legge che dice quali sono, come dire, i livelli
10 essenziali, scusa, i livelli essenziali che ci sono per tutte le regioni, per tutte gli altri argomenti, i livelli necessari per la regione Abruzzo. Non manca una legge sulla, sicuramente sul cinema, come diceva Marco, ma manca anche una legge sullo spettacolo dal vivo. E poi ripeto, mancano criteri oggettivi sull'assegnazione dei contributi, che guardate pure ci sono. Cioè, i fondi è vero che sono diminuiti, ma ci sono dei fondi sul sociale, ci sono dei fondi sulla sanità, ci sono dei fondi sulla cultura, ma vengono gestiti male, perché vengono diretti dagli assessori senza leggi che decidano e abbiano dei criteri oggettivi sulle cose da fare in Abruzzo. E mi sono potuto occupare anche di Pescara, che è la mia città. E allora ho potuto parlare, grazie devo dire a Lello, delle questioni legate all'aeroporto, che non è l'aeroporto di Pescara, è l'aeroporto d'Abruzzo, che vive ogni anno nella precarietà. Puntualmente ogni anno tra novembre e dicembre ci chiamano tutti i dipendenti dell'aeroporto perché la regione, no, in qualche modo non finanzia. È un aeroporto che vive sul finanziamento, sull'elemosina, no, sull'elargizione a fine anno, chiamato piano marketing, ma di marketing non si parla perché è un obolo che la regione versa a un aeroporto che è incapace con la sua amministrazione di poter progettare, di poter essere autofinanziato, di poter crescere da solo e amministrarsi da solo. E ho potuto parlare, che dicevo, di porto, lo scandalo del porto di Pescara, legato al dragaggio, legato al blocco della VAS, che è questo piano regolatore portuale che non fa sì che, come dire, si risolva finalmente una volta per tutto la questione del dragaggio, perché se si draga e non va avanti la VAS e quindi non si approva il piano regolatore portuale, fra un anno siamo punto da capo, perché, come dire, il materiale dragato si riproduce, come dire, la melma ritorna, la questione del dragaggio è naturale per i porti, per cui se non si sfonda per esempio la diga foranea che fa parte della prima parte degli interventi del piano regolatore, fra un anno, e abbiamo avuto un commissario che adesso si pare si voglia uno dei peggiori forse tra tutti gli altri che si sono succeduti nel commissariamento del fiume, che insomma adesso aspira pare a fare anche il sindaco, per ora è solo sindaco su Facebook, però aspira a quello. E allora tutto questo nostro lavoro che ho fatto insieme al gruppo è stata una risposta di proposte, di programmazione, una risposta a una regione che, come diceva prima Luciano D'Alfonso, ha avuto tante caratteristiche. Di queste caratteristiche ce n'è stata una che lui non ha detto, ma la caratteristica del commissariamento, che oggi ha commissariato tutto, non ha fatto progetti, non ha proposto leggi strutturali sulle varie questioni, ma si è limitato a commissariare per 5 anni gli enti. Allora non ha prodotto una legge sulle opere, cioè sulle case, sull'edilizia pubblica. Noi abbiamo proposto una legge sulla Terunica, su varie questioni che riguardano l'edilizia pubblica. Non ha proposto leggi sull'acqua, noi l'abbiamo fatto. Non hanno proposto nessuna riforma. Quando vi parlo di leggi, parlo di riforme. Nessuna riforma, per esempio, sul trasporto. Sui trasporti abbiamo fatto anche quella. Insomma, questo per dirvi che il lavoro, nonostante all'opposizione, è stato continuo, è stato, credo, attento e in maniera grazie al fatto che c'è stata questa continua relazione con i cittadini, quindi siamo stati molto spesso sollecitati, abbiamo cercato di mantenere il rapporto. Siamo arrivati in campagna elettorale, si ricomincia. Io ho la fortuna di poter dire le cose che ho fatto, la fortuna. Ogni volta che faccio, promuovo incontri, anche piccoli, anche grandi, no? Porto sempre l'elenco delle questioni fatte. Questo proprio perché io credo che un amministratore debba davvero essere chiaro, debba dire, no? A chi ha dato fiducia quali sono le cose che è riuscito a portare a casa o comunque le cose che ha proposto. Insomma, io credo che
di un candidato sia importante anche la storia. La mia storia è raccontata non solo dalle mail, centinaia di mail che avete ricevuto, ma anche da quello che sono riuscita dall'opposizione a portare avanti. Quindi mi piacerebbe, per esempio, e qui concludo, mi piacerebbe per esempio che questo incontro non finisse qui. L'idea insieme a Marco, Manuela e agli altri ragazzi, a Claudia che si è resa disponibile, è quella di poter mettere su un blog, chiamiamolo così, sì, si chiama così, un gruppo, un blog che dei giovani amministratori o dei giovani che sono vicini, che hanno una sensibilità politica, per rispondere, no, anche a quello che diceva Alessandro. Per rispondere anche alle questioni che diceva Alessandro, non è detto, noi siamo democratici davvero, no? Non è detto che tutti debbano essere d'accordo su quello che si dice, anche sul come si dice, perché lo diceva bene Alessandro, è importante, no? Le parole sono importanti, non ce lo dice solo la PNL, ma perché davvero sono importanti. E allora credo che sia necessario aprire un gruppo, insomma, per ora. In questi 5 anni c'è stata una comunicazione unilaterale tra me e gli altri, invece sarebbe bello che ci fosse una piazza virtuale dove ognuno di noi possa dire, possa chiedere, possa essere partecipe di questa campagna elettorale che sarà, ripeto, difficile, sarà difficilissima, ma che è assolutamente, come dire, importante che noi facciamo, scatenati, come diceva Luciano D'Alfonso, soprattutto perché io penso che le persone per bene, come siamo tutti quanti noi, non debbano intimorirsi, non debbano stare in silenzio e mettersi in disparte, ma possano e debbano dire la loro e avere coraggio di poter dimostrare quello che si è e quello che si vuole. Quindi diciamo che adesso abbiamo preso tutti quanti gli indirizzi di chi non avevamo, forse un po' pochi, nel senso di molti avevamo già tutti quanti gli indirizzi, e quindi la mia proposta è di sentirci da oggi in poi in questo blog e di voler, prima lo dicevamo con Marco, di voler organizzare anche piccoli incontri. Vedete, io non sono, perché non l'ho mai fatto, e devo dire che è andata sempre bene, sono 15 anni che in qualche modo amministro, quasi sempre all'opposizione, spero questa volta di andare finalmente in maggioranza, e non mi sono mai piaciute le adunate oceaniche, perché tante volte si dice che stanze piene, urne vuote, no? Preferisco parlare con le persone, preferisco che loro parlino, no? E prendano la parola. Quindi l'idea è quella di fare dei piccoli incontri, delle piccole cose, e anche di andare noi sui luoghi, perché è difficile, vedete, in questo momento di scoraggiamento, di mancato entusiasmo, di grande qualunquismo e populismo, è difficile far venire le persone. Allora andremo noi, sarà una campagna elettorale, come dire, al contrario, quindi ecco questo che l'impegno che vi chiedo, di poter incontrare, di poterci vedere anche piccoli gruppi, ma diciamo da domani in poi si inizia, e volevo appunto iniziare da voi giovani, e grazie quindi Marco. Finito.